Ed eccoci qua ragazzi per questo nuovo video. Oggi ragazzi forse ho trovato la quadra per fare bene i percorsi con questo dispositivo, il Garmin Zoomo, anche importandoli da PC. Allora, avevo creato un percorso da PC, l'ho importato su Basecamp, poi vi farò vedere, e cioè ho creato una traccia da PC, l'ho importata su un Basecamp e da lì ho creato il percorso che andrò a fare oggi. Poi vi farò vedere il modo con cui si fa appunto PC. Qua vedete pianifica percorsi, viaggi salvati e faccio questo, vai, ok. Ok, quindi andiamo a selezionare quello con la bandierina e qua mi dà 144 km per ritornare poi qua, che ho fatto arrivo e partenza in un unico posto, cioè nello stesso a casa diciamo. Quindi in teoria adesso dovrei avere il percorso che ho caricato originale, in pratica quello che ho caricato, ho fatto un giro un po' carino qua in Val Brembana. Adesso vedo un attimo se fai i ricalcoli anche quando cambio le strade, così almeno ci siamo a posto. Calcoli di fama a parte da... Ok, quindi niente, bisogna seguire il percorso perché sennò ricalcola sbagliato. Il percorso prestabilito va alla grande, infatti adesso ero rientrato sul percorso, l'ho fatto ripartire, adesso siamo appunto seguendo il percorso che ho creato appunto dal PC, e devo dire che basta seguirlo e non uscire dal seminato. Eccoci qua ragazzi, passo, questo è il passo di Valcava, diciamo strada di Valcava, davvero molto bella, incagnata diciamo come piace a me. Bella incagnatella. E guardate qua che natura, la natura. Non so se è molto conosciuta tra i motociclisti questa strada, sicuramente qua a Bergamo qualcheduno sicuramente la conosce, però in Valcava non è che c'è mai tanta gente, ci sono tanti ciclisti, quello sì. Eccoci ragazzi, siamo quasi arrivati a Valcava. Devo dire posto magnifico, è da un po' che non ci salivo, la strada vabbè quello che è, però c'è anche chi piace a me queste strade poco battute, così un po', anche se sono un po' bruttine non mi dispiacciono, che ti danno un po' il senso di relax, quindi tranquillo.
c'è poca gente, sì, qualche ciclista ogni tanto, però ecco che ci siamo in Valcava, passo di Valcava, eccoci qua. Qua c'è il nostro paninaro. Guardate qua ragazzi che posto! Spettacolare! Spettacolo! E adesso niente, proseguiamo il giro. Va 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 va, che stradellina! Bello! Ok, mi sto per avvicinare alla Valtaleggio e all'orido della Valtaleggio. È davvero una strada suggestiva qua in Val Brembana. Fra un po' vedrete di cosa sto parlando. Eccoci ragazzi, siamo qua vicino queste gole, questo orrido della Valtaleggio. Si comincia a intravedere qualcosa, guardate qua ragazzi che bello! Ma che spettacolo! Che va qua ragazzi, che spettacolo! Spettacolo! Oh, vediamo se riusciamo a fermarci, fare una foto. Che bello! Che storia qua! Andiamo qua a fare una fotina. O più là, dai. Cielo qua, che bello! Che spettacolo! Che storia! Fischia qua, c'è la foto di rito, bisogna farla. Che posto ragazzi, bellissimo davvero! Davvero bellissimo! Quindi eccoci ragazzi sul computer, adesso vi faccio vedere un po' come ho fatto, come farò e come comunque sto facendo a creare appunto
un percorso da appunto mettere sul Garmin Zoomo XT. Si parte creando, ragazzi, una traccia su Google My Maps. Questa, adesso vi faccio vedere quella che ho percorso l'altro giorno. Questa qua, avevo creato questa traccia qua appunto sulle strade che vi ho fatto vedere nel video, e poi dopo vi farò vedere come si fa. Adesso qui torno indietro, creo una nuova mappa, guardate, ok. Quindi, visto che si avvicinano le ferie, ragazzi, vi farò vedere un po' i primi pezzi, primo pezzo, preparerò il primo pezzo del giro. Quindi My Maps, andiamo a aggiungi indicazioni, vedete che qua vi esce fuori vi esce fuori dove partire, quindi segno Spirano. Sono di Spirano, quindi si chiama Spirano Bergamo, e diciamo che la prima tappa o primo pezzo, vogliamo arrivare Palato Croazia, ok. Quindi qua non mi piace la strada che mi fa percorrere, quindi decido di spostare di qua, no? Torniamo indietro. Allora, vedete che qua non mi piace questa, quindi spostiamo di qua, così da fare un po' di, diciamo, di strada costiera, ok, tac, diciamo così, voglio passare anche da Zara, allunghiamola, no, così non va bene. Qua basta che lo fate e voglio anche passare da qua, così, facendo tutta la costa. Adesso vediamo, ok. Vedete, abbiamo creato questo primo pezzo di traccia di costa, quindi andiamo a fare, no, quindi andiamo a esportare andiamo a esportare appunto la traccia. Quindi opzioni, no, andiamo su qua. Prima cambiamo il titolo, quindi prima tappa, salva, andiamo a esportare in KML, KMZ, ok, non facciamo intera mappa ma indicazioni stradali, e esporta come KML, quindi scarica e ci finisce in download. Quindi adesso andiamo ad aprire il Basecamp, Garmin Basecamp, ok, abbiamo aperto, vedete, questa era la traccia che avevo creato, il percorso che avevo creato l'altro giorno. Quindi adesso andiamo a importare dal nostro download la traccia appunto, quindi questa la cancelliamo, elimina,
dal nostro download andiamo a prendere la traccia e importarla nel nostro Garmin. Ecco, dovete avere connesso anche il dispositivo, perché se no non vi andrà a fare le cose giuste. Quindi prendiamo questa traccia e crea percorso. Qua vedete, andiamo a cliccare col tasto destro del mouse sulla traccia completa e qua viene fuori crea percorso dalla traccia selezionata. Andiamo a cliccare ok, lo rifacciamo. E vedete che è uscito questa è la traccia e questo è il percorso. Quindi andiamo a importare in percorso sul Zoom XT, vedete qua c'è dispositivi, e andiamo a importarlo in internal storage. Quindi abbiamo la prima tappa importata nel nostro dispositivo. Quindi adesso vado a staccare il dispositivo e vi faccio vedere. Ok, una volta che andiamo a accendere il nostro dispositivo ci viene fuori questa qua nuova, questa appunto informazione, nuovi percorsi trovati, importare su pianifica percorsi, e noi proviamo sì. Quindi ci viene fuori la lista dei percorsi che abbiamo inserito, importa. Qua vedrete che ci fa il calcolo. Quindi andiamo su app, pianifica percorsi, viaggi salvati. Adesso ho cancellato tutti gli altri, ho lasciato solo questo. Andiamo a premere, sono 820 km, vabbè, faremo in due tappe comunque. Qua, come vi ho detto prima, andiamo a mettere questo, ok. Adesso penso che non prenderà il GPS, quindi. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che ci abbiate capito dentro qualcosa. Io dopo un bel po' ho capito questo sistema appunto di programmare un percorso e importarlo poi sul Garmin Zoomo, Garmin Zoomo che a mio avviso, questo qua è l'XT1, a mio avviso resta ancora uno dei prodotti più comodi per un motociclista. Sicuramente io quando l'ho preso non c'era ancora il il car drive lì per fare le moto, quindi l'ho preso 2 o 3 anni fa questo, e devo dire che fa ancora un ottimo lavoro. Quindi consigliatissimo. E adesso che ho trovato anche un modo semplice, diciamo tra virgolette, per creare un percorso, non una traccia ma un percorso, una traccia non è come il percorso che si naviga ma si segue, mentre il percorso si può navigare e avere anche tutte le indicazioni, gira a destra, gira a sinistra, mentre la traccia, che è la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo creato la traccia per poi dalla traccia creare il percorso. Quindi devo dire che poi il percorso l'ha seguito, cioè l'ha fatto proprio passo passo di come l'avevo creato io, quindi diciamo lavoro compiuto. E niente, io
vi ringrazio di aver seguito questo video. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo anche di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.